Vedo già. Grazie Presidente, colleghi, Vice Ministro. Come hanno detto tanti dei miei colleghi, oggi è abbastanza umiliante fare l'intervento in quest'Aula perché abbiamo sperato che ci fosse un minimo di condivisione, un minimo di lavoro da poter portare avanti le richieste che arrivano dal territorio, dalla disperazione dei commercialisti, dei commercianti, delle partite IVA, delle piccole imprese, di tante famiglie che stanno chiedendo aiuto. È passato marzo, aprile, maggio, abbiamo iniziato con il Cura Italia, bello il nome Cura Italia, la cura non ha funzionato. Siamo passati al decreto liquidità, sperando che questa liquidità arrivasse e lenisse tutte le problematiche, le ferite che hanno colpito il tessuto economico e sociale del nostro paese. La liquidità non è arrivata, si è parlato di 400 miliardi. Dalla stampa di stamattina alle aziende ne sono arrivati solamente 51. Ma abbiamo sperato in questo DL rilancio finalmente per rilanciare il nostro paese, per dare fiato, coraggio, speranza a tutte le nostre aziende, anche ai comuni che stanno lavorando e si stanno sostituendo al governo, ma ancora niente. Alla Camera, nel DL Rilancio, tutti gli emendamenti sono stati bocciati, poco è passato, briciole. In Senato gli emendamenti non sono stati neanche discussi, neanche discussi. I dati dell'INPS sono sconvolgenti. Si parla di 110.000 domande di cassa integrazione in deroga, sempre in giacenza, non ancora lavorate, e di queste 23.000 sono state trasmesse prima del 31 maggio. Ne consegue che 1.400.000 lavoratori sono senza assegno e di questi 89.000 non hanno ancora percepito nulla da marzo. E così il fondo bilaterale dell'artigianato che aspetta dal governo i soldi per pagare la cassa integrazione di aprile, maggio e giugno. E il risultato è che un terzo delle aziende sono a rischio chiusura. E vi parlo come faccio sempre, perché io sono orgogliosa di essere un amministratore, di essere un assessore di Arezzo. La Ebret, che è l'ente bilaterale dell'artigianato in Toscana, ha dichiarato che nella città e nella provincia d'Arezzo, nel periodo del lockdown, hanno chiuso due aziende artigiane su tre e che nei prossimi mesi ci sarà un calo dell'11% dell'occupazione. Arezzo è importante non solo a livello nazionale ma anche nel mondo per il settore orafo-argentiero, completamente dimenticato. Anche qui avevamo collaborato anche con tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici, perché è un settore importante, il brand del Made in Italy nel mondo. Anche qui se ne parlerà nel prossimo provvedimento, ma da settembre-ottobre la situazione non sarà più sostenibile. C'è anche la denuncia, pare che all'INPS, la piattaforma per gestire la cassa integrazione Sprint, proprio del DL Rilancio, non sia pronta. L'INPS sta respingendo massivamente tutte le domande di CIG in deroga che stanno arrivando. E allora, anziché pensare di smontare il decreto sicurezza, anziché chiudere la quota 100 nel 2021, pensate ai problemi di oggi, perché quando avrete raggiunto questo obiettivo, non ce ne saranno più perché sarà un paese morto. Allora questo paese rilanciamolo, che sia l'orgoglio di tutti noi, da destra a sinistra, di tutti i partiti politici. Noi lo faremo e non smetteremo, occuperemo quest'Aula, faremo tutto ciò che è indispensabile per far ripartire questo paese. E ricordatevi che le partite IVA, i commercianti, le imprese, sono quelle che vi pagano lo stipendio fra poco e non ci sarà più neanche per voi e per noi lo stipendio, perché andremo tutti a casa.